Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Questa volta ho acceso il microfono, dato che per i pull di Oron l'ho completamente dimenticato spento. Questo ovviamente perché si pulla alle 3 di notte, quindi c'è un po' di sonno che circola e giustamente si ha qualche deficit dal punto di vista cognitivo. Detto ciò, siamo sulla versione giapponese adesso, dato che abbiamo la nuova Six Warrior Quest che voglio farvi vedere in anteprima, giusto come sempre, e fare appunto le free pull e forse qualche ticket all'interno della versione giapponese per tentare di trovare per trovare appunto la Force, in questo caso, di niente poco di meno che Kamblano. Detto questo, voglio vedere come appunto la Six Warrior Quest come l'hanno presentata, perché ecco, vedete, c'è il portale praticamente delle nuova modalità Six Warrior Quest, però non hanno messo il portale all'interno della mappa. Avevano detto, in realtà nelle news c'era scritto che avrebbero messo il portale all'interno del terzo atto, però forse giustamente essendoci il menu a parte uno può tranquillamente fare dal menu, oppure ciò che in realtà era stato scritto non è stato tradotto nella maniera corretta e si intendeva appunto che bisogna completare almeno l'atto 3 per fare la Six Warrior Quest. Penso che possa avere più senso. Quindi penso che probabilmente ti sblocca il menu. Dopo aver completato il terzo atto, e questo potrebbe essere sicuramente più indicato. Ecco, vedi, qui c'è il portale. Ah no, vedi, però è stato fatto proprio appositamente. Sì, vedete, c'è il portale. Questo sarebbe l'atto 3, però non ci sono i vari capitoli, non ci sono i vari stage, ma ci sono appunto le aree. Vedete, area 1. Esatto, e qui abbiamo la Six Warrior Challenge, la Six Warrior Quest. 105 turni, 20.000 HP di danno che si possono subire. Ah, c'è solo una difficoltà, quindi solo la Shiryu a disposizione. Quindi niente Lufenia, niente altra difficoltà, solo la Shiryu, però in Six Warrior Quest. Ok. Ovviamente qui abbiamo le ricompense, il perfect della prima area di Six Warrior Quest con 40 Force Fragment, token, libri per le armature, 20 burst buono, un libro burst, 5 nuggets e 100 ultima core, e poi addirittura altri 20 per il perfect, perché questi qua sono soltanto il complete. Ah no, questo è il perfect. Quindi ok, quindi fare il perfect dell'area 1 me ne dà 40, mentre invece fare il perfect... Aspetta, questa cosa è perfect area 1? Ah, vabbè, allora mi sa che sono proprio queste sono le condizioni aggiuntive del perfect in generale. Vedi, questi sono il perfect dello stage, mentre invece questo è il perfect in generale dell'arena, che ti dà 40 force token. Vedi, arena 1, arena 1, arena 1... Sì, cioè quindi quelle sono le con, diciamo, queste sono le queste sono le ricompense per il successo, quindi se si riesce a completare anche non in perfect la Six Warrior Quest si ottengono queste risorse, mentre invece col perfect ci sono quelle aggiuntive. E tra l'altro funziona come le Feod, quindi ci sono i team perfect che vengono bloccati addirittura, perché questo è lo stesso menu che c'è nelle Feod. Perché questi sono i team di Perfect Parties, dove noi andiamo a vedere praticamente i pa... Quindi ti bloccano i personaggi? Wow, questo sarà da vedere poi in live. Assolutamente sarà da vedere in live. Comunque, dirigiamoci verso la parte su cosa.
del video che ovviamente tutti quanti aspettano. Primo banner con Force nuova di Kamlano, nuova BT di Kamlano, LD di Kimari reprint, LD di Kamlano reprint ed LD di Cutter reprint. Mentre invece qui abbiamo Burst di Pesil che può andare a plus, LD di Pesil, LD di Palom ed LD di Rosa, quindi un banner tutto a tema Final Fantasy IV. Teoricamente il banner che a me converrebbe pullare è questo, dato che appunto sono presenti la BT di Kamlano e anche la sua Force. È vero che anche la sua Force è presente qui, e tra l'altro qui c'è anche Pesil che mi manca come Burst, anche se in realtà ho i token a disposizione. Diciamo che la mia idea, almeno di questo video, era fare le free pull ovviamente su entrambi i banner e spendere 50 ticket a testa. 50 ticket in questo banner e 50 ticket in questo banner, nella speranza di ottenere magari più copie della Force, se magari riesco ad essere blessato sufficientemente, o addirittura tentare, perché no, di sculare niente proprio di meno che una BT. Perché teoricamente la seconda BT che in un qualche modo volessi ottenere, posso prenderla coi token. Per cui free ticket intanto qua. Da Kamlano, così magari. Ok, non otteniamo un Kaiser. Poi, ovviamente, ci spostiamo nel banner di Pesil. E qua comunque mi manca perché alla fine ho 580 ticket. Quindi potrei fare anche 80 ticket alla fine, 40 e 40. Non è male arrivare a 500 tondi tondi ed essere abbastanza contento anche del contenuto. Allora, carichiamo le armi in questo caso, così non abbiamo esatto, non abbiamo problemi, non abbiamo sorprese. Certo, in realtà qui fare verde qualcuno potrebbe essere pericoloso da un lato, perché effettivamente è vero che ormai Sephiroth è uscito, quindi non mi interessa. Però non so chi c'è dall'altra parte ancora. Cioè non so chi è che deve arrivare al mese di dicembre. Soprattutto per l'anniversario sono sicuro che ci sarà una bella novità, una bella bomba. Per cui non lo so. Ok, ex di Pesil e 35 di Pesil. Quindi prima multi qua andata uno schifo. Alla fine Power Stone che, data la situazione, non ci fanno assolutamente schifo. Doppia orba azzurra, tra l'altro. Proprio pre-pull pessime. È vero che l'orba azzurra è tutto e niente, però. E infatti ho preso praticamente il kit di Kamlano, però niente Force o addirittura niente BT. Allora, io direi di andare con i primi 10 ticket da questa parte. Oh, orb dorata, wow. Anche qui è presente la Force, quindi diciamo che qui sto pullando fondamentalmente per Force e BT di Pesil, cosa che farei nell'altro banner con Force di Kamlano e BT di Kamlano. Ovviamente LD di Pesil e la Force, oddio! Grande! Grandissimo! Con 10 ticket! Ottimo! Direi assolutamente ottimo! Potrei già fermarmi. Paradossalmente potrei già fermarmi. Perché se vendo le Force di Kane e di Braska ho sufficienti Power Stone per maxare anche Kamlano. Ho sufficienti Power Stone per maxare Kamlano. Ho sufficienti power stone per maxare Kamlano, però
Diciamo che la tentazione di buttare qualche ticket in più, sia per fare Power Stone e sia per tentare di trovare un'altra copia addirittura della Force, è tanta. È veramente tanta. È veramente, veramente tanta. Sono contento di aver già preso la Force, in realtà. Che almeno ce l'ho. Poi quello che vuole succedere, succede. A me non interessa, però almeno già ce l'ho. Però penso che sì, li butto questi ticket in più, tentando comunque di raccimolare risorse. Ok. Quindi ne ho buttati 20 di qua. E adesso mi appresto a buttarne 20 di qua. Oh, altra orbe dorata. Questo banner è bello, bello caldo, come si suol dire. Allora, già ottenere soltanto un'altra copia della Force potrebbe essere interessante. Perché già mi risparmio un bel quantitativo di Power Stones. Eh no, questa volta era rosa. Quindi diciamo che abbiamo gli ultimi, sì, gli ultimi 40 ticket. Quindi in teoria ne buttiamo altri 10 qui. Poi altri 10 dall'altra parte. E poi 10 e 10, così facciamo un po' e un po', cambiamo, mischiamo un po' le carte in tavola. E diciamo che con 80 ticket ci siamo fatti un paio di Power Stone e la Force che comunque è uscita, per cui va benissimo. Qui ovviamente dorate non ce ne sono, quindi brutto, brutto. Quando non escono... Quando non escono neanche le dorate è brutto. Oh, orbo dorata anche qui. Ok. Diciamo che questo mio spreco, tra virgolette, di ticket me lo sto permettendo semplicemente perché ho i ticket e anche perché posso recuperarne altri. Vabbè, LD di Camblano che sinceramente non me ne frega, però sono comunque delle belle pull per essere pull con i ticket, perché... Cioè, per essere con i ticket abbiamo preso la Force, la X, la LD, un bel... Cioè, il kit fondamentalmente lo abbiamo preso di Camblano, quindi tecnicamente se fossi un giocatore nuovo mi posso reputare molto soddisfatto. Del pool che comunque ho fatto all'interno di questa sessione. Ovviamente qualche ticket in più lo farò dalle coop se ci sono, o in generale anche dal completamento della Force. Quindi diciamo che qualche cosina in più, soprattutto se arrivano le sub, si può effettivamente buttare. Quindi ultimi 10 ticket. Niente, peccato. Pensavo ci potesse essere qualcosa di più interessante, ma... Diciamo che orba azzurra... Esatto, è diciamo molto molto difficile che si possa tramutare in qualcosa di interessante. Comunque... Va bene, sono soddisfatto per aver preso la Force di Camlano. Non so effettivamente quante risorse ho a disposizione come Power Stone o in generale come materiale vero e proprio per l'arma Force in generale, perché non ho Power Stone, High Power Stone e ne ho addirittura 70. Quindi, cioè... Cioè,
cioè potrei prenderne soltanto 3. Quindi neanche un limit break riuscirei a fare in questo momento. Quindi diciamo che la situazione è un po' particolare, perché non ho modo effettivamente di poter maxare questa forza. A meno che, ripeto, posso vendere Kane e Braska, ottenere 2 limit break, fare altre 10 Power Stone e maxare anche l'LD e la forza, scusatemi, di Kamlanov. Non lo so, sono molto indeciso. Voglio vedere cosa riesco a raccimolare fino a stasera. Voglio vedere un pochettino come riesco a gestire la situazione. E poi giustamente ne parleremo in live, valuteremo in live e vediamo se ovviamente ci sarà qualcos'altro da pullare in live. Quindi vediamo cosa si riesce a fare. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me. So che il video è venuto un pochettino più lungo, ma ci tenevo appunto a farvi vedere in anteprima diciamo la situazione della versione giapponese, anche per potervi dare un'idea. E ovviamente vi rinnovo l'invito a stasera, quindi ci vediamo su Twitch alle ore sempre 21, dove appunto affronteremo la Six Warrior Quest, parleremo un pochettino della situazione del gioco e ovviamente altre indiscrezioni, altre novità per quanto riguarda il gioco, magari potrebbero essere rilevate o comunque rivelate stasera. Detto ciò, vi ringrazio, spero che le vostre pull possano andare meglio, sia su Oron o qui su Kamlano, qualora giochiate la versione JP. Vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!